Si tratta praticamente di una modalità attraverso la quale si è realizzata una forma di immigrazione non consentita. In buona sostanza, alcuni stranieri, alcuni extracomunitari provenienti dal Nord Africa, anziché pagare lo scafista per il trasporto, diciamo, per lo spostamento via mare, hanno in qualche modo pagato alcuni soggetti, alcuni imprenditori che in modo compiacente si sono prestati a rilasciare delle attestazioni false, fasulle, circa la volontà di assumere e di fornire lavoro a questi soggetti. Illusi da tale prospettiva, illusi da tale possibilità, questi giovani soggetti provenienti dal Nord Africa hanno affrontato spese anche notevoli che vanno da 7.000 ai 9.000 euro per soggetto. Hanno ottenuto la documentazione che ha consentito di ottenere il visto d'ingresso sul territorio nazionale. Ovviamente, una volta arrivati in Italia, il lavoro non c'era, non sono stati assunti, non si è perfezionato il rapporto di lavoro e invece si tratta di persone che sono andate ad alimentare le file, come dire, degli stranieri che soggiornano irregolarmente sul nostro territorio. Ecco, è importante sottolineare questo dato, che a fronte di masse di popolazioni che cercano in qualche modo di arrivare in Europa, vi sono numerosi soggetti residenti in Italia che, come dire, approfittano di questa situazione e senza scrupoli in qualche modo lucrano su questi che sono, come dire, drammi del nostro tempo, questo dramma del nostro tempo. Fulcro dell'operazione è la Marsica, ma ci sono anche degli sviluppi nel territorio aquilano, per di capire. Allo stato attuale, diciamo, la maggior parte delle situazioni sono state individuate nel territorio marsicano e quindi su quello sono concentrate le nostre attenzioni. Qual è stato l'iter che vi ha portato, diciamo, l'iter investigativo che vi ha portato poi a scovare queste persone? Si è partito dallo studio attento della documentazione che è stata presentata presso lo sportello unico della prefettura. Studiando, diciamo, le pratiche, analizzando i vari contenuti, sono state individuate delle situazioni sospette, sono state prospettate ovviamente all'autorità giudiziaria. Il PM, il dottor Mancini, ha delegato una serie di attività investigative, poi da cosa nasce cosa abbiamo acquisito, diciamo, tutte le notizie che ci hanno consentito di arrivare a questo livello di certezza probatoria. Le indagini quando sono partite, soprattutto riguardano anche quelli del 2009, circa il risanamento di Cosa e È Badante. stato possibile, come dire, evidenziare una doppia modalità, sia perché riguarda la gestione dei flussi e quindi l'attestazione di falsa della volontà ad assumere soggetti che possono rientrare nei flussi annuali, e sia per quel che concerne la regolarizzazione di COF e Badanti, la falsa attestazione della pregressa presenza di queste persone sul nostro territorio e della pregressa sussistenza di un rapporto lavorativo, sebbene in nero. Ecco, ci sono state delle persone che si sono prestate a documentare situazioni di questo genere, che in realtà non erano, non esistevano. Sottolineo questo dato: il contraltare dell'immigrazione clandestina è una certa forma di approfittamento e di disponibilità da parte di soggetti italiani che lucrano su questo tipo di situazione. Che tipo di imprenditori In erano? teoria, in astratto, possiamo dire che il clandestino entra nella misura in cui sa che avrà comunque una possibilità di inserirsi in un certo circuito. Se questo circuito non esistesse, probabilmente nemmeno si determinerebbe ad entrare. Imprenditori erano, sono italiani, marsicani. Sì, parliamo a tutti i soggetti che operavano nella Marsica, non solo imprenditori, ma anche persone che in qualche modo a vario titolo hanno operato per quel che riguarda proprio la gestione materiale della pratica, della presentazione delle istanze, della raccolta della varia documentazione, del procurare documentazione falsa, alcune certificazioni mediche false e Quindi quant'altro. parliamo di intermediari. Anche in termini. Poi ovviamente c'è il secondo aspetto, immediatamente, diciamo, a ruota del ruolo posto in essere da questi soggetti italiani, c'è quello di soggetti maghrebini del Nord Africa, da tempo già residenti in Italia, che fungono da intermediari per
tra chi è disposto appunto a rilasciare false attestazioni e gli immigrati che invece vogliono entrare in Italia e quindi reclutano, diciamo, l'aspirante clandestino, se possiamo così definirlo. Gli imprenditori che sono stati arrestati, di cosa si occupavano? Vari settori, che possono andare dall'imprenditoria agricola a attività commerciali e quant'altro. La criminalità organizzata? Cioè... Possiamo assolutamente escludere, almeno allo Stato, qualsiasi tipo di connessione con forme di criminalità organizzata.